Fratelli carissimi, siamo qui per commemorare la prematura scomparsa della compianta canzone italiana. Dalla prima lettera di Jovanotti alle sorelle Boccoli. In principio era il festival. Il primo giorno il Signore creò la canzone italiana e vide che era cosa buona. Il secondo giorno creò Albano e Romina e vide che lei era buona. Il terzo giorno creò la Oxa e disse: è veramente buona e giusta. Il quarto giorno creò Cutugno e disse: forse è meglio che mi riposi perché cominciano a venirmi male. Ma quanto eravate oltre? A volte dicono troppo oltre, perché... No, tra l'altro, a parte che io mi vanto di dire che sono stato l'unico ad aver fatto Sanremo, lo posso dire legittimamente. Tutti hanno partecipato, ma il Sanremo il Santo l'ho fatto solo io. E poi era comunque un pezzo che insomma già creò un po' di problemi. Insomma. E peraltro, scoppiamo un po' di ferio, e peraltro invece ci fu il tuo amato Don Giorgio. Ah sì, sì. Perché adesso facciamo un salto indietro. Qui, allora, a credere in Tullio Solenghi... C'era negli anni dell'infanzia genovese Don Giorgio. Don Giorgio. Don Giorgio, che aveva Don Giorgio Reitano come il cantante, però non erano parenti. Il quale, quando c'erano le gite in pullman, io sono un ragazzo che è cresciuto all'ombra di un campanile, come molti della mia generazione, quando c'erano le gite in pullman, io dico sempre gite mondane a Santuario di Europa, la Madonna della Guardia, no. Quello era il massimo che ci potevamo concedere, lui mi metteva in fondo al pullman col microfono a fare le imitazioni. E quindi i miei amici limonavano con le ragazze e io ero in fondo al pullman a fare le imitazioni. Poi dico che però al ritorno cambiavamo, cioè loro andavano a limonare dietro e io andavo a fare le imitazioni davanti al pullman. Quindi, senti, e Don Giorgio poi ti incontrò e ti disse: ma come? Tanti anni dopo al Trio ormai aveva avuto successo, lo rincontrai. Rincontrare in una situazione non bellissima, era malato, però era sempre lui, gli occhi di quell'uomo meraviglioso, erano, lo sguardo era sempre quello. Mi guardò, mi abbracciò e mi disse: ho visto Sanremo e mi sono chiesto dove ho sbagliato. Grandissimo. Ovviamente lo disse con la sua ironia. Ma certo, ovviamente. Ma certo. È bello avere delle figure di riferimento. Tu peraltro vieni da una famiglia di artisti, perché papà era... Pittore. Era diplomato a Brera. Sì, un livello alto. E però di aneddoti sulla tua infanzia sembrano usciti da un film di Woody Allen. Il giorno della nascita, quando dicono tu sei nato il 21 marzo, ah, sì. Primo giorno di scuola, subito bullizzato. Bullizzato così perché la maestra disse: bambini, lo sapete che giorno è oggi? E io alzai la mia manina, sì, dimmi, il mio compleanno, sta zitto, oggi è il primo giorno di primavera, quindi venni umiliato subito. Poi mi davi tale professoressa Cornelli, che però non l'ha prese molto bene. No, non l'ha prese molto bene perché la imitavo, la professoressa di chimica, era una sorta di Iervolino ante litteram, parlava così, molto così, eccetera. E la imitavo con grande successo dei miei coetanei. E un giorno la imitai ed erano tutti gelati, zitti. Dici, strano, perché la sto facendo anche meglio del solito. Non mi ero accorto che alle mie spalle era arrivato l'originale, che mi toccò su una spalla e mi disse: caro, non schese di dilettante, 3 giorni di sospensione. Allora c'era Alighiero, non schese. Certo, grande. Grandissimo. E i tuoi genitori come la presero? Ma diciamo che io ho avuto la fortuna di avere 2 genitori molto, molto affettuosi. Mio padre non era molto dedito ai complimenti. Lui, quando vide appunto, ci vide a Sanremo o altre esibizioni del genere, il suo massimo storico è stato: beh, mica male. E lì era da Oscar, quando lui diceva mica male. Però quel mica male valeva tantissimo. Valeva tantissimo. E la mamma invece era la mamma era entusiasta. La mamma...
Ecco, l'unico momento in cui mi telefonava sempre, ah, che meraviglia, cioè, ecco, quando feci Sanremo rimase un po'... Perché lì c'era il Sanremo lì. Quel Sanremo lì, sì, sì. Comunque, inizi al Teatro Stabile di Genova e questo è una clip del 1975 che ti ritrae appunto a teatro. Sei triste? Che muso lungo! Chissà cosa devi aver combinato, per essere così triste. Beh, allora che faccia dovrei avere io? Pensa che io ne ho combinate certe, ma di così grosse, che se il padre del mio padroncino, il signor Geronte, e il padre dell'amico del mio padroncino, il signor Argante, mi acchiappano, per me è finita. Ah, a proposito, sai chi sono? Scapino, sì, il celebre protagonista della commedia di Molière. Per tenerti allegro, voglio raccontarti la complicata storia delle mie avventure. Cominciamo con la scena. Un angolo sul mare della bella città di Napoli. Però, bravo, molto carino, molto bravo. Grazie. Bravo. Il mio primo protagonista è stato quello. E adesso l'hai rivisto questa scena? No, infatti sono un po' emozionato perché è una cosa che non avevo più visto ed era... Tra l'altro avevo addosso questo vestito di lana. Io debuttai alla fine di maggio, morivo dal caldo, lo inzuppavo ogni volta. Però era stato disegnato da un grande che era Lele Luzzatti, che è stato uno scenografo storico. Grandissimo. Di cui poi diventai amico, quindi per me è un'emozione doppia rivedermi così, insomma. E ti emoziona? Per cosa c'è rimasto di quel ragazzo? Ma credo la passione, la voglia comunque di continuare a fare questo mestiere, di scoprire sempre qualcosa di nuovo, i famosi esami che non finiscono mai. Meno tante male, cose. Se non c'è una sfida non siamo contenti. Quello c'è sempre papà che ti dice che devi fare meglio, sì, no? Sì, penso sempre a papà. Il tuo superiore lì. No, peraltro avevi sempre voglia di dissacrare. Tant'è che un giorno abbandoni lo Stabile di Genova scrivendo questa lettera. So bene che spostarmi da sotto l'ala di Shakespeare a quella di Baudo è per lei una macchia indelebile. Però lo facesti, peraltro stiamo ricordando da giorni la regina Elisabetta e quindi Shakespeare aleggia, no? Grave il peso Shakespeare della corona. Aleggia, assolutamente. Cosa hai fatto di Shakespeare nella vita? Ho fatto il Giulio Cesare, ho fatto l'Allegretto Mare di Windsor, ho fatto la Bisbetica Domata in una versione tutta uomini. Che volli fare io perché era esattamente quello che faceva Shakespeare. All'epoca le donne non potevano salire sul palco e quindi abbiamo fatto un'edizione molto bella e pensavamo, facendola tutti uomini, ma chissà, è qualcosa che così, diciamo, fa così, non è idonea a un pubblico. E invece Shakespeare era talmente grande che la storia funzionava lo stesso, anche se io avevo una moglie, Caterina, che era un ragazzo, insomma. Favoloso, no, va bene, devo dire, poi tutto si tiene, no? Non è che sei studiato Shakespeare, anzi ti aiuta a far ridere di più. Ti vediamo in Secondo voi 1977, dentro Domenica Inn era. Allora lei è qua per fare il provino, capito? Ha preparato della roba, sì, me la faccia vedere, faccia questo foglio qui, qua c'è scritte le... Scusi un momento, ne c'è... Pronto? Bulferretti, come va? Da sentire questa qui, un paracadute scendendo al paracadutista, non so se mi spiego. Ah, è vero che bella, sì, ciao, ci vediamo in mensa, ciao. Lei ha portato sta roba qui, sta roba che fa ridere, sì, sono convinto, né, di questo, sì. È una bella roba, scusi un attimo, né, scusi un momento. Pronto? Filucchi, come stai? Dai bene? Da sentire questa. Due cassaforti si incontrano, che combinazione! Ah, è vero che bella, sì, ciao, ci vediamo su mensa, ci vediamo in mensa, ciao. Portato sta roba, mi pare un po' squalidina la roba che ha preparato. Se solenghi, non so, non fa ridere, è convinto, sì. Scusi ancora un momento, né, pronto. Pronto, Goito! È fuori stanza? Signorina, quando rientra Goito, gli dica questa. Due vampiri vanno al bar, ci dia qualcosa da bere. Il barista, due mente e loro. Buon sangue, non mente. Oh, è bella, sì, ci vediamo sul mensa tutti, poi dopo facciamo una gran mangiata. Ciao, ciao. E c'erano anche Sandra e Raimondo? Sandra e Raimondo c'erano, sì, nella Domenica Inn che avevo fatto, dove c'era anche Memorie Migi.
quella domenica. Memo Rivigi è ovunque. È vero? Meno male che Memo c'è. Lo sai che vogliono andare a Sanremo adesso? Vogliono messo su un complessino che si chiamano i Memos. Serena, abbiamo avuto un'esperienza, lui non si ricorda. Abbiamo fatto un programma che si chiamava Tre stanze e cucina con Ave Ninchi. Con Ave Ninchi e c'era Sandra Modaini che tornava a fare Sbirulino. È vero. Perché rimase afona per circa un anno, la malattia, eccetera, eccetera. E è lì c'era Raimondo, che io l'ho sempre adorato, Raimondo, perché era ironico sempre, in qualsiasi situazione. E lui, quindi c'era questo sorta di cordone sanitario, perché Mondaini tornava per la prima volta a fare Sbirulino, io ero dietro la telecamera vicino a Raimondo, dico bene, no? Come dire, ha riacquistato la voce, cioè, bene, torna a fare Sbirulino. Sì, bene, 50 anni ancora fa Sbirulino questa, ma per favore. Ma è terribile. Però cioè, si amavano follemente. Si amavano follemente, forse proprio perché lui era così. E allora. E lei non si offendeva poi? No, no, penso che. Quando l'ha sposata, si è messa insieme, aveva fatto il calcolo di chi era lui, però era una persona deliziosa. Gran signore, me lo descrivono tutti. E poi, va bene, arriva il trio. Tu, Anna, peraltro l'avevi conosciuta e ne eri rimasto in qualche modo folgorato durante un provino a Torino. La vediamo insieme e poi ci racconti anche come nasce il trio. Vai. Settima canzone. Di Panseri, Pilat. Mogol, Calabrese, Pigna, Minichetti, Santi, Mollica, Buffetti, Pennisi. Pennisi. Pennisi non è venuto, assente. Battisti Conte, amore mio, non lasciarmi così, punto. Lui cerca le... Lei cerca, che siccome che sono ciecata non riesco a vedere se è lui che cerca lei o lei che cerca lui. Cerca disperatamente e dopo averla, allora è lui che cerca lei, dopo averla inseguita, non c'è la virgola, dopo averla inseguita senza virgola, approfittando di un breve sacco pubblicitario, le dichiara il suo amore e le dice: ti ricordi quel posticino dove ci siamo conosciuti? Beh, quello. E la prega di ritornarvi. Che siccome che sono ciecata è una delle frasi più iconiche della televisione italiana. Assolutamente sì. Sì. Perché ti colpì Anna Marchesini? Ma il talento straordinario. Noi facevamo una trasmissione di quelle che si fanno con la mano sinistra, che si fa come una marchetta per tirare a campare. Si faceva la televisione per la Svizzera italiana da Torino. Ed era una sorta di varietà, però così molto, molto basico, diciamo. C'era ancora la sala prove, io alla sala prove, durante la lettura del copione, e vedi questa, cioè tutti, si teneva i capelli davanti quasi a non svelarsi, e sentì uscire questa voce straordinaria che faceva 30.000 suoni, colori, intonazioni, e dici ma dove l'hanno tenuta tutto questo tempo, questo mostro di bravura? E poi da lì è nata anche un'intesa a livello autorale, perché le cose che ci davano erano molto, molto insomma, basiche. E allora le abbiamo riscritte e abbiamo capito di avere lo stesso tipo di visione della comicità, eravamo in totale sintonia, come poi si è inserito anche Massimo. Anche lui facente parte di questo... Di questa come sorta andavano di... queste riunioni per scrivere con tre talenti come voi tre? Ma erano, c'era la prima fase del quella che noi dicevamo del libero cazzeggio, che era divertimento puro, perché ognuno le sparava, tutte le cose che ci venivano in mente. Poi però veniva la fase lacrime e sangue, perché quando tutto questo veniva tradotto su pagina e diventava sketch, doveva passare al vaglio degli altri due. Ecco, la legge ferrea era: ogni cosa doveva passare all'unanimità. E ti sei mai arrabbiato perché magari bocciavano una cosa che ti piaceva a te e a loro non piaceva? Sì.
E chi aveva ragione? Ma ognuno dei tre, se siamo ancora qui nella memoria delle persone, della gente, del nostro pubblico, vuol dire che quella legge ferrea era la panacea per superare, diciamo, per rimanere fedeli nei secoli come l'arma, insomma. Non male come regola, perché poi insomma i gruppi sono complicati da tenere insieme. E poi c'è anche la famosa telenovela. Quella è un altro pezzo di storia. Quella è l'altra frase, bevi qualcosa Pedro. Come nacque bevi qualcosa Pedro? Ma nacque perché arrivavano da noi queste telenovele di Rete Globo che produceva in quantità industriale. No? Allora non c'era la cura al particolare o soprattutto alla scrittura per riempire pagine e pagine di copione, doveva necessariamente diventare ripetitiva. E ogni tanto c'erano degli svarioni, per cui uno dei tanti svarioni era che lei mi diceva bevi qualcosa Pedro mentre io stavo già bevendo, quindi era fuori tempo. Oppure una frase, vai a aprire la porta, ripetuta 20 volte in modi diversi per allungare il brodo, insomma. Meraviglia, li vediamo, Pedro. Pedro. Oh, no, Pedro, non fare così, calmati. Schiappati qualcosa da bere? Vuoi bere qualcosa? Bevi qualcosa, Pedro, e non comportarti come un cornudones. Ti dico che non c'è nessuno. Menti! Non ti credo, Dolores. È possibile che qua non ci sia nessuno in grado di dirmi la verità. Ah! E lei chi è? Salve, sono Alonso Gilberto Jiménez Perito per aria. Ah! Finalmente! C'è qualcuno in grado di dirmi la verità? Ascolta, Alonso Gilberto Jiménez Perito per aria, Dolores, qua, dice che è sola. Mente? No, assolutamente no. Ne sei sicuro? Sicurissimo, sicurissimo. Sono due ore che sono qui. Sono due ore che sono qui. Non si è visto nessuno. Che poi, a proposito di processi creativi, tu avevi pure questo vocabolario che avevi messo in piedi per la radio, no? Cerbottana. Cervo femmina di facili costumi. Ciclo stile. Eleganza nel pedalare in bicicletta. Apostata. Apostolo con prostata infiammata. Ippocastano. Ippopotamo ossigenato. Acculturato. Affetto da stitichezza. Bene. E diventate così famosi che quando un giorno al Teatro Sistina, pieno ovviamente di gente, era venuta ad applaudirvi, c'è un allarme bomba, la classica cosa, fate evacuare, nessuno vi crede. No, nessuno si crede, no. Cioè? Cioè non riuscivamo a fare sfollare, perché arrivò questa telefonata anonima, arrivarono i carabinieri e secondo la prassi bisogna far sgomberare, certo, la platea, la galleria, insomma il teatro, per verificare se effettivamente c'è l'ordigno. E loro credevano fosse una nostra invenzione, quindi non riuscivano, uscii prima io a dire, il tenente dei carabinieri disse mi raccomando non dica che c'è una bomba in platea perché si scatena il panico, dica semplicemente dovete uscire per verificare un inconveniente tecnico. Io uscii e dissi questa cosa, applauso. Allora lui disse no, allora tutti e tre, uscimmo tutti e tre, Anna disse no, dovete fare come ha detto Tullio, dobbiamo verificare un inconveniente tecnico, altro applauso. A quel punto uscirono i carabinieri, applauso ai carabinieri perché chiedevano, il tenente a quel punto disse c'è una bomba, lui che aveva raccomandato, per carità, c'è una bomba in platea. Insomma, alla fine uscirono, però non ci credete perché poi io e Massimo uscimmo dall'uscita degli artisti, andammo in macchina, arrivò uno, grandi siete, ma voi quelle trovate, ma quella della bomba in platea, ma quando vi è venuta questa idea? De notte? Quando non ci avevano creduto ancora perché erano abituati da noi ad avere mille stravolgimenti, per cui tutto andava bene, insomma. Ma te la voglia di, diciamo così, ridere, da dove ti è venuta? Visto che appunto hai iniziato con Shakespeare, col teatro impegnato, ma col teatro classico. Non lo so. Perché sentivi questo bisogno? Sentivo il bisogno di smontare i meccanismi dell'ortodossia. Cioè io quando vedevo una situazione ortodossa, io quando facevamo il Teatro Stabile di Genova, ho fatto 7 anni di teatro, ti dicevo Shakespeare, Molière, Pirandello, io avevo l'abitudine, debuttato lo spettacolo, regia di Squarzina, di Quartucci, eccetera,
di fare per gli amici nel foyer la parodia di quello che facevo la sera seriamente. Quindi è stata proprio veramente una sindrome. Avevi bisogno di fare il bastian contrario, quantomeno sì, di castigati ridendo Mores. Il famoso re nudo, esatto. Cioè di svelare noi, a volte questi stereotipi che sono basati a volte su niente, insomma. Interessante, qua ci aiuta anche a guardare la realtà con occhi diversi. Cosa c'è di più, diciamo, istituzionale del telegiornale? Anche quello avete smontato, lo vediamo? Ed ora per la politica estera ci colleghiamo con Parigi, da dove ci riferisce il nostro collega Clementi. Buonasera Clementi. Buonasera. Per la prima volta il movimento degli studenti è riuscito a mobilitare non solo i leader politici e i sindacalisti, ma anche i cittadini. No, a questa qui è inutile che me la prova, perché no, me la tiri per, su perché il 37 fatto, non mi sta bene. Che lei essendo... No, gli spiego. Sì. No, signora, è il fatto del mocassino, che essendo lei decollo dei piedi alto, la zampa gli è storta un po', capito? Lo so, infatti ho chiesto il decollo. Servizio... No, ma vada avanti, ecco. Clementi, che il telegiornale va avanti. Sì, ecco, dicevo, per la prima volta il movimento degli studenti è riuscito a mobilitare... Sì. Clementi, scusa, sì? Mi scendi per cortesia quel 37 nero? 37. È l'ultimo scatolo in fondo sulla sinistra, grazie. Subito. Questo è un... Telegiornale sistemato. Telegiornale sistemato. Sanremo sistemato. Tra l'altro, quando facevamo la parodia del telegiornale, avevamo richiesto la sigla per poterla parodiare, non ce la diedero. Te credo. Capivano che c'era puzza di bruciato, insomma. Va. E poi arrivarono appunto i Promessi Sposi, testo, peraltro anche lì, ovviamente solenne. Un'icona della cultura, esatto. E della scuola, insomma. Esatto, e peraltro c'era stato appena lo sceneggiato, no? Quindi insomma. Certo. Non è che tutti hanno detto, oddio, questi arrivano e fanno i Promessi Sposi. Li vediamo e poi ce li racconti, vai. There comes a time when we need a certain call, when the world must come together as one. There are people die and start to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change. We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need. Ones who make a brighter day. So that's how we live. By the choice we're making, we're saving our own lives. It's true, we'll make a better day. C'è una triplice lettura, perché c'è, ci siete voi, ci sono i personaggi dei Promessi Sposi che vi eravate spartiti, cioè tutti facevano tutto praticamente, ma adesso me lo racconti come, c'è We Are The World, canzone di raccolta fondi, no? Certo, certo. Quindi c'è Cindy Lauper cantata, che era Cindy Lauper, era Jessica. Stava facendo Cindy Lauper, sì, ovvio. No, abbiamo fatto tutto noi, sì, tutto noi. No, ma i Promessi Sposi è stata una cosa coraggiosa, perché la Rai... Al top del trio, la Rai voleva farci fare la conduzione di Fantastico. Chi rifiuta la conduzione di Fantastico? Voi. Noi. Nessuno l'ha mai detto. Per cui quando... Ti sei mai pentito? Mai. E come gli avete detto? No, guarda, Fantastico no. Eravamo a casa di Biagio Agnes, storico presidente della Rai, gli dicemmo... lui disse, avete va Fantastico, come dicendo, vi do le il chiavi meglio, del regno. Cioè... E noi timidamente, no grazie. Cosa? No grazie. Si arrabbiò tantissimo, per usare un eufemismo. Qualunque presidente della Rai, non solo il grande Biagio Agnes, se la sarebbe un po' presa. Assolutamente sì. E difatti fummo sbattuti, fra virgolette, a Torino con 2 lire, perché vogliono fare i Promessi Sposi, allora vanno a Torino con 2 lire, eccetera, in una sede che lavorava solo con la TV dei ragazzi. Perché quando ci videro arrivare, ma siete sono sicuri che venite da noi? Ma siete proprio voi del trio? Che venite qua a Torino? Vabbè.
E poi è stata la nostra fortuna perché eravamo tutti complici, eravamo così amati da tutti. Io mi ricordo una cosa immensa, una cosa imbarazzante. Noi andavamo in mensa che si va con appunto, no, ci si mette in coda, no? Niente, lui, il direttore della mensa, pretese di venirci al tavolo a prendere le ordinazioni. Ed era l'imbarazzo con tutti perché non volevamo. No, 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 assolutamente non potete venire qua col cabaret come tutti gli altri. Vengo io al tavolo a prendere... Questo per dirti come eravamo... E da lì poi è stato un successo, perché io credo che il rapporto tra costo del programma e... lo share e l'ascolto. Quindi il direttore generale Agnes poi vi chiamò e vi disse brano. No, non è mai successo no, questo, perché avrebbe dovuto ammettere di avere sbagliato. Però comunque poi dopo 14 milioni e mezzo la prima puntata, 11 e mezzo di media, loro li faceva solo la nazionale di calcio. E come vi siete spartiti i personaggi? Ma così, per simpatia, per affinità. Credo tu hai fatto Renzo, facevi Renzo? Facevo Renzo, facevo l'innominato, facevo il frate guardiano del convento. Costa voglia, costo vento, chi è che usa questo convento? Poi facevo la fatina, cioè, tutto, di tutto e di più, cambiando anche sesso, perché a volte quando c'era bisogno di fare tre donne, sì, noi dovevamo per forza, io e Massimo, vestirci.